Ragazze, allora ne approfitto del tempo libero per girare un altro video. Questo sarà il video sugli accessori preferiti del mese di marzo. Sarà un video un po' anomalo, per il semplice fatto che non ho più acquistato accessori per una serie di spese che ho avuto, diciamo, questo mese. Sia perché ho utilizzato cose che vi ho già mostrato e quindi insomma sarebbe di nuovo una ripetizione, in particolare gli orecchini con le perle e la collanina che non ho addosso, che è fatta quella con la perla singola e il brillantino, quindi è inutile che la faccio vedere. Borsa ho utilizzato sempre la stessa anche questo mese, perché essendo sempre molto di fretta tendo magari a mantenere le cose molto standard, quindi questo mese punterò un pochino più su cinture, sciarpe e un'altra cosina. Vi farò vedere comunque alcune cosine a livello di accessori che ho. Iniziamo dalla prima. È un regalo, è un paio di orecchini che mi ha regalato Susanna. Volevo farvi vedere anche l'altro, però l'ho infilato da qualche parte ma ora non mi ricordo dove. In particolare il primo è questo qui, che è questa foglia, ovviamente fatta a coda di pavone, molto molto bella. Io ancora non ho avuto modo di metterli perché ha fatto delle giornate un po' di pioggia, quindi questi qua li vedo molto primaverili, molto estivi come orecchini, però mi piacciono veramente un sacco. Tra l'altro l'avevo anche addocchiati, e li potete trovare da Brigitte Bijou. Non mi chiedete il prezzo perché essendo stato un regalo non ve lo so dire. Un altro accessorio che ho usato tanto è questo anello qui, che comprai un paio di mesi fa da Accessorize, non in saldo, quindi lo pagai al suo prezzo, mi pare venisse 8 euro, che è questo anello doppio, come vedete, fatto con la freccia di Cupido e il cuoricino. Molti di voi mi hanno chiesto se è scomodo oppure no come anello. Allora, premettiamo una cosa: io sono mancina, quindi scrivo con la sinistra e l'anello lo porto sulla destra, quindi dovendo comunque fare tutto quello che devo con la sinistra non mi crea alcun problema, diciamo, avere l'anello su due dita, perché comunque dovendo scrivere con questa, questa qua, cioè è la mano che utilizzo meno rispetto all'altra, quindi non ho problemi di fastidio o altro. Quindi io penso che se voi magari l'ho utilizzato sulla mano in cui scrivete, siete solite come me, io a volte quando tengo gli anelli sulla sinistra, molto raramente, per scrivere devo togliermeli perché mi urtano, quindi magari dipende un po' da voi se vi danno fastidio oppure no, però in linea generale comunque a me non dà fastidio. Quindi se siete mancine e portate gli anelli sulla destra, non dà fastidio, ed è questo qui. E un altro anello, l'ultimo accessorio vero che vi faccio vedere, è questo anellino qui, molto molto semplice, con tutti questi brillantini e queste pagliuzze bianche di Pinky, che io comprai 2 anni e mezzo fa, quando Pinky aveva forse introdotto gli accessori. Mi pare di averlo comprato a Verona, oltretutto, alla Pinky di Verona, quando ero andata a vedere Luciano, quindi 4 anni fa. Rendetevi un po' conto quanti anni ha, ed è molto carino. Tendo a utilizzarlo spesso quando ho le perle e non voglio anelli troppo vistosi, e questo qua mi piace veramente tanto. Credo che comunque spesso volentieri facciano un qualcosa di simile, però insomma ultimamente non lo so. Finiti anelli e orecchini, purtroppo questo mese è andato un po' così. Ora volevo farvi vedere delle cinture, perché io non sono mai stata appassionata di cinture attorno alla vita eccetera, perché comunque avendo i fianchi un po' larghi, magari se metto la camicia con sopra la cintura vado a smorzare. E ultimamente avevo comprato a inizio febbraio, con un buono che avevo di 8 euro da scalare di Pinky, perché loro quando fanno poi le nuove collezioni, quando tu compri ti danno questo buono, no? Così volevo sfruttarne in qualche modo, perché devo comprarmi leggings e quindi devo arrivare a 25 euro per scalare gli 8 euro. E ho una camicia banalissima, è questa camicia qua, vedete che praticamente è lunghissima, fatta questo colore pigiama, che diciamo, ha le maniche aperte, diciamo, e messa così addosso. Mi era piaciuta, lì per lì, nasce con questa cinturina appunto bassa sui fianchi, che però a me non sta particolarmente bene. Insomma, vista così non è che mi facesse molto, molto impazzire. Così, diciamo, ho iniziato un po' a cercare una soluzione per riuscire a trovare un modo per utilizzarla
in modo un po' aggiungendo il necessario che la rendesse un po' diversa, e ho trovato due cinture che ci stanno molto bene. La prima è banalissima, io l'ho presa al mercato, ma la trovate dai cinesi, la trovate ovunque, e sono queste cinture qua, diciamo, fatte così. In particolare io ho questa color cuoio, tendendo un po' al rossiccio, e la metto però, ora per farvi vedere mi devo un attimo tirare su perché sennò è un po' un casino, diciamo che io la metto a questa altezza, quindi andando praticamente a fasciare la parte sopra, perché la parte sotto, se fascio, mi taglia veramente in due, non è così. L'unica cosa, se avete un po' di pancetta come me, sembrate più o meno dai 4 ai 5 mesi di gestazione, quindi ve lo dico, sembrate pancia in dentro, mi raccomando, perché sennò si rischia veramente di sembrare a qualche mese di gravidanza, quindi evitiamo questo. E la metto così, vabbè, ora io l'ho messa in modo semplificativo, però comunque qua al buchino per infilare la cinta e passa, ed è molto molto carina. E mi è piaciuta un sacco perché dà un'idea un po', comunque un po' diversa all'outfit poi alla fine finale. E un'altra cintura che in realtà ho sperimentato solo pochi, però mi è piaciuta, è questa cintura qui, anche questa banalissima, era forse con un vestito che comprai quest'estate dai cinesi, però anche lì potete trovarla comunque dai cinesi, comunque so che anche Pinky fa cinture un po' elaborate così, e idem stessa cosa questa, messa allo stesso identico modo, tanto che questa ha la fibietta, la incastrate, io assolutamente la metto nel buco più stretto, ok, e pronti, si va. Questa tende a fasciare un pochino meno rispetto all'altra, però diciamo che l'effetto finale concluso su questa camicia è questo modo qui, insomma, di lavorare. E quindi nulla, ho sperimentato un po' questa cosa qua delle cinture, un po' così, e volevo farvele vedere. Poi un altro capo che sto utilizzando molto anche adesso, in queste giornate in cui al mattino fa freschetto, la sera si muore di caldo, cioè nel giorno si muore di caldo e la sera c'è un nuovo freschetto, sono sciarpe, le sciarpine quelle leggere. Ho usato molto anche una pashmina, però ve la feci già vedere, quindi non ve la faccio più vedere, questa non mi ricordo, ed è questa sciarpina qui, fatta fantasia leopardata, che però, c'è una farfalla che vola, vabbè, scusate, e è una fantasia maculata, però secondo me non particolarmente volgare. Io la metto, diciamo, in questo modo qui e pronti per uscire. Ce l'ho anche nell'altra tonalità, che è quella grigia con le macchioline nere, insomma, vedete, a seconda di come mi vesto, ma utilizzo molto di più questa. Queste le prese da... ora ci possiamo fare da Telly Whale, che si trova un po' ovunque, e compare costasse 9,95 euro, un qualcosa del genere, l'una. E credo che ce l'abbiano sempre, perché io questa qua, questa, l'acquistai 2 anni fa, e a distanza di un anno poi l'avevo trovata in questa fantasia qua. Quindi insomma, mi sento abbastanza di dirvi con sicurezza che potete trovarle. Comunque secondo me è una fantasia che se applicata con un outfit molto, molto semplice, molto insomma, non magari taccazze, leopardate, eccetera, oddio, ognuno si veste come vuole, però non cadete assolutamente secondo me nel volgare, quindi state tranquille. Poi via, anche queste. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, sempre per quanto riguarda l'abbigliamento, per farvi vedere due paio di scarpe dopo, è questo il trench, che secondo me è la cosa che veramente in primavera non può mancare. Io ce l'ho da 2 anni, questo è il secondo, 1 anno e mezzo, però lo sto iniziando a utilizzare veramente veramente solo ora, anche se avendo messo su un paio di chili, anche perché tutti mi dicono se li ho persi, li ho presi, li nascondo ma ce li ho. Inizia a farmi un po' di fettino un bottone, quindi poi dovrò provvedere a spostarli. Ed è questo trench qui, vedete?
fatto con questa colorazione che è un po' anomala perché è un color sabbia, non è proprio un trench beige di quelli chiari, è un beige sabbia. E nulla, lo sto utilizzando veramente parecchio perché comunque qua cioè, non fa freddissimo, cioè magari con l'arietta è un po' fastidiosa che può un po' urtare, però tutto sommato secondo me è veramente fantastico. E nulla, quindi secondo me questo veramente è un capo che non può mancare nel nostro armadio. Paia di ballerine che io non amo, cioè mi piacciono addosso agli altri, su di me dipende dai modelli, insomma non tutti mi fanno particolare. Un paio è il regalo che mi hanno fatto i miei per il compleanno, insomma io potevo scegliermi qualcosa di primaverile, non le ho ancora messe, però volevo farvele vedere. E sono queste ballerine qua, fatte così con questo tacchettino che saranno 2 cm, fatti in simil velluto, che poi non è velluto, fatti con questo fioccone davanti, fatte un po' a punta, con questo fiocco plastificato davanti e sotto c'è di nuovo no, no, tutto il fiocco è cioè, plastificato, fatta così. Io il piedino, questo qua è un 7 perché il 6 mi era piccolino. E l'ho preso da Betty Flower. Credo che abbia anche lo store online. Cioè, sicuramente ho visto qua lo store online. Non so se lo store online ha lo stesso modello di scarpe. Queste mi pare che costino 45 € di più, un po' tanto per una ballerina. Però era un particolare, comunque era il regalo di miei. È una che l'ho utilizzata tantissimo, specie in queste giornate in cui faceva veramente caldo. È questa ballerina qua, che voi direte è sfigatissima, però a me ha colpito molto tutto questo, diciamo, lavoro qua, questo intreccio tipo pizzo che c'è e mi fa veramente impazzire. E ha poi sopra questo fiocco, anche qua, le ballerine sono quasi tutte con i fiocchi, fatto un po', qua si gioca su, diciamo, sulla cucitura del fiocco, però questo effetto qua di tutto tipo pizzo mi fa veramente impazzire. Poi io adoro color cuoio perché meno male lo si può abbinare un po' con tutto, dandole 14 € e 90 perché di Genova le ho prese da Virginia Angel, quello che rimane dai portici all'inizio di Corso Buenos Aires, venendo da Via 20, Betty Flower perché di Genova sapete dov'è. Se no, se non lo sapete, è in via San Vincenzo. Nulla ragazze, questo era tutto per il video degli accessori nel mese di marzo. Spero vi abbia fatto piacere che vi ho buttato dentro anche qualche cosina un po' diversa dal solito. Fatemi un po' magari sapere se vi è piaciuto oppure no. Io vi saluto, ora vado a studiare perché è già un'ora che giro video. Vi mando